Nessuno sa come sono cresciuto. Dicono, ah, lui è un francese. Mi vedo senegalese, mi sento senegalese. Sono molto contento di essere con la nazionale senegalese. Quando giochi per il Senegal, tutti si fermano per guardare il Senegal. I ricchi, i poveri, quelli che non sono del stesso lato politico, tutti insieme. Assemblare tutti, avere, sai, un'idea comune, dare una gioia così immensa a tutti, la migliore cosa che puoi fare nella tua vita. In Senegal, in nazionale, siamo arrivati là, però c'erano tanti casi di Covid. Siamo allenati, però avevamo sempre paura del Covid. Abbiamo viaggiato in Camerun senza 7 giocatori e 2 dello staff, penso, 2 o 3 dello staff. È stato molto difficile da gestire. Dopo siamo stati io, Mendy, Famara Diédhiou positivi al Covid. Quindi siamo dovuti rimanere in camera, impazzivamo. Le 2 prime partite non le ho potuto giocare, quindi le guardavo alla TV con Edward nella mia camera, mi ricordo. Era molto difficile, perché volevamo aiutare la squadra, ma non poi. E la prima partita era la terza di gruppo, abbiamo pareggiato. Molto dubbio sulla nostra squadra, perché non giocavamo un bel calcio. E siamo arrivati in finale, e penso che nessuno ci aspettava in finale. Poi ci siamo detti, dai, giochiamo la finale contro di loro, dobbiamo vincere a tutti i costi sul campo, perché andiamo a rigore, il loro portiere non so come fa, però para praticamente tutto. E arriviamo, e giochiamo, abbiamo rigore all'inizio di partita, Sadio prende il rigore, sbaglia. E quando ha sbagliato dico, no, ha sbagliato. Poi lo guardo la sua reazione e dico, vinciamo oggi. Ha guardato tutti, dai ancora, andiamo, le sfondiamo oggi. Lui era ancora più motivato. Poi arriviamo ai rigori. E allora siamo detto, ah, loro hanno avuto quello che volevano. Io avevo in mente, non lo dicevo a nessuno, però avevo in mente il fatto che avevamo perso ai rigori in 2002. Eppure il mister aveva sbagliato l'ultimo rigore. Ho detto, voglio essere calciare per primo, dare la via alla squadra. Poi sono andato a calciare, l'ha toccato un po' il portiere, ma è entrato dentro e ho detto, dai, andiamo a vincere. E quando Edu ha parato quello di giocatore dell'Egitto, e che Sadio va per calciare l'ultimo, ho detto, questa è gol. E quando ha fatto gol è stato magnifico, magnifico. The Lions of Taranga are the champions. Ricordo avere corso dietro di lui, corso dietro Edouard Mendy, saltargli addosso, tutti insieme a festeggiare. Poi ho corso verso la curva del Senegal a festeggiare con loro, uno dei momenti più belli della mia vita. Questo momento e dopo il momento quando siamo arrivati in Senegal. Siamo atterrati e hanno fatto uscire il giocatore per primi. Quindi dovevo uscire io con la coppa per primo. E là, una cosa incredibile, indescrivibile. Non ho neanche le parole. Ma tutto il Senegal fuori, ma tutto. Non so quanti eravano, milioni di persone fuori a correre dietro il pullman, a urlare. Noi a far vedere la coppa, andare sopra il pullman a far vedere la coppa. Io stavo qua, ero così, avevo la pelle d'oca, incredibile, ma tantissimi. Abbiamo messo 7 ore per fare un tragitto di normalmente 20 minuti. Sono andato sul pullman, mi sono seduto dietro
ero così e guardavo solo la gente urlare e lontanissimo erano tutti a correre dietro. Ha detto, a giocare per il Senegal alla fine è questo, perché quando giochi per il Senegal tutti si fermano per guardare il Senegal e se solo quel momento può dare un momento di gioia così immensa a un popolo tutti insieme. E là abbiamo visto tutto il paese insieme, tutto il paese, ma tutti, i ricchi, i poveri, e quelli che non sono del stesso lato politico, erano insieme, tutti insieme. Avere il potere di poter assemblare tutti, avere sai, un'idea comune in un paese, avere quella, dare una gioia così immensa a tutti, e quello per me è una cosa, la migliore cosa che puoi fare nella tua vita. Nessuno sa come sono cresciuto, perché dicono, ah, lui è un francese. Sì, sono francese, sono nato in Francia, ho la cultura francese, è vero. Ma nessuno sa che io a casa mia non parlavo francese. A casa mia parlavo solo peul, pular senegalese. I piatti che mangiavo a casa sono piatti senegalesi. E poi la scelta è stata fatta, diciamo, volevo rendere mio padre e mia madre anche orgogliosi. Oggi sono molto orgoglioso di aver fatto questa scelta. Mi vedo senegalese, mi sento senegalese a questo livello, quindi sono molto contento di essere con la nazionale senegalese. E non ho mai avuto rimorsi, perché anche se la Francia è una delle nazioni più forti al mondo, io so che il Senegal anche è una nazione forte e sono contento di giocare per il Senegal, perché è quello che volevo, ma senza dimenticare che sono anche francese, ma Senegal è il Senegal e sono contento di renderli felici.